Dunque, il tema di oggi sono le previsioni d'amore. Fare previsioni d'amore è un qualcosa di altissimo rischio, premesso che non si fa divinazione con l'astrologia, però diciamo attraverso transiti importanti palesemente si vede se un individuo sta per entrare in una relazione oppure no. Il problema qual è? Il problema è che i soggetti, quasi tutti, riversano su questa previsione del incontrerai l'amore delle aspettative di un'altezza come posso dire epica, per cui riversano tutta la loro vita su questa cosa qua, e quando la storia arriva, perché poi la storia arriva, è ovvio che si infrange con un contesto di realtà, per cui il soggetto a cui è stata fatta la previsione si ritrova ad aspettarsi il principe azzurro, no? Magari con delle aspettative anche fisiche veramente da principe azzurro. Ricordiamo però, cioè, se sei alta 1,60 e pesi 90 kg, non è che puoi pretendere il modello con gli addominali scolpiti, cioè cerchiamo anche di essere un po', diciamo, coi piedi per terra, no? Ma questa cosa non avviene mai, e quindi si aspettano questi principi azzurri, molto probabilmente perché galvanizzate anche dalla descrizione del transito. Una storia d'amore è sempre qualcosa di molto bello, ma mette in gioco la personalità del soggetto e quindi attiva le paturnie che di nascita si hanno. Se uno è geloso farà scattare la gelosia, se uno è ossessivo o nevrotico farà scattare questo. Cioè le storie sentimentali attivano comunque delle situazioni interiori. Perché? Perché la storia sentimentale di per sé è un incontro con se stessi, quindi è un incontro con l'ombra, è un incontro che da un lato è assolutamente, crea attrazione, dall'altro crea repulsione. Però questa cosa nella parte previsionale non viene capita, cioè viene filtrato solo ed esclusivamente il due punti ti innamorerai punto. Tutto il contesto, tutto il fatto che hai un carattere tuo con delle tematiche tue che si analizzano quotidianamente attraverso i transiti, sappiamo che hai questo problema, e quindi ovviamente se entri in una relazione sentimentale il problema non è che sparisce o non è che trovi un automa che ti dice sì a tutto, e questa cosa facilmente poi fa in modo che il soggetto smetta poi di appoggiarsi all'astrologia. È una cosa molto comune, veramente molto comune. Cioè tu fai 25 previsioni, tutte perfette, tutte impeccabili, poi fai la 26esima legata a una storia sentimentale, la storia arriva, però il soggetto va in down totale perché non è in grado di gestirla, boh, fine. Non è la storia d'amore che mi aspettavo, questa è la frase. È una cosa veramente comune. Questo episodio sarebbe più dedicato agli astrologi che alle persone che non hanno un'esperienza di lettura del tema natale. Ad ogni modo, molto importante cercare di restare sempre con i piedi per terra. Ricordiamo che le previsioni legate all'inizio di una storia sentimentale sono in funzione delle caratteristiche psicologiche del soggetto, per cui non è possibile con un colpo di spugna cancellare tutte le proprie paturnie soltanto perché arriva il principe azzurro. Il 90% delle volte ovviamente la storia c'è, nasce, parte. Poi ci sono delle volte in cui la storia è talmente tanto forte o talmente tanto intensa, non lo so, se ci sono storie che nascono dettate da un transito di Plutone che porta veramente molta intensità, molta passione, spesso e volentieri anche bruciante, no? Un po' la rappresentazione della falena contro la lampadina, c'è questa ossessione verso il partner talmente forte che, così come la falena rischia di bruciarsi le ali, altrettanto il soggetto rischia di bruciare o di bruciarsi l'unica vera possibilità di innalzarsi spiritualmente con la coppia, e quindi rimane a terra. Oppure transiti legati, storie d'amore che arrivano magari con Urano, che arrivano in modo improvviso e poi magari altrettanto in modo improvviso finiscono, o con Nettuno, personaggi da salvare, gente che millanta di essere ciò che non è, c'è sempre una tematica di inganno.
c'è sempre un po' l'inghippo, ma perché ovviamente non è possibile cercare una persona perfetta fin tanto che non siamo perfetti noi. E soprattutto le mescolanze dei temi natali della coppia in questione a volte sembrano non aver senso, eppure si uniscono, eppure nasce la storia. Questo è il motivo per cui, come avrò già detto altre volte, i greci dipinsero Cupido come un bambino con gli occhi bendati, no? Perché molto spesso si inganna nelle sue scelte. Però una volta che scocca la freccia, la storia parte. Cupido riusciva anche a far innamorare gli dèi coi mortali. Per cui è fondamentale rimanere sempre ancorati con i piedi per terra, anche all'interno di previsioni molto belle legate alle storie sentimentali, che comunque arrivano, ci sono i momenti meravigliosi, però è ovvio che scatteranno anche momenti in cui ci saranno dei confronti accesi molto, molto forti. Grazie per l'ascolto.